Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi qui in questo luogo particolare perché è Fra Donato Ramolo che ci dà l'opportunità di riflettere su quanto accadeva quotidianamente qui nel convento di San Giovanni Rotondo, storia dell'amore di Dio nella mia vita. È un testo che ha scritto Fra Donato proprio per raccontare a tutti i suoi amici quella che è stata la sua vita, la sua storia. Lui, grande missionario per tanti anni in Africa, pensate un po', tre fratelli cappuccini, tre fratelli missionari in Africa. I fratelli Ramolo, ecco, li vogliamo ricordare. Giorgio Rosario, Rosario è diventato vescovo, e Donato. Fra Donato racconta il suo rapporto con Padre Pio in un piccolo capitolo di questo libro. Nel 1967 lui era uno studente cappuccino e nel 67 gli studenti non potevano incontrare Padre Pio. Lui si trovava ad Udine perché si preparava a questa importante attività che doveva, missione che doveva espletare in Africa. Stava facendo un corso di infermiere. E da qui lui chiese il permesso ai suoi superiori di poter, ecco, venire a San Giovanni Rotondo, perché non gli era neanche permesso venire a San Giovanni Rotondo, chiese al responsabile provinciale di poter incontrare Padre Pio. Un delegato del responsabile provinciale gli disse: "Io non posso darti questo permesso, però se tu vuoi ti scrivo un biglietto, presentalo al guardiano, chissà, ti farà vedere Padre Pio, ti farà incontrare Padre Pio. O altrimenti dovrai accontentarti di vedere Padre Pio da lontano." Fra Donato racconta che con estrema facilità lui è venuto qui a San Giovanni Rotondo, è andato in portineria, non ha trovato nessuno, ma il portone era aperto, si è infilato, lui dice, all'interno del chiostro, è riuscito a salire e lui è arrivato proprio fin qui, ha fatto queste scale, è salito, quindi è continuato, non c'era nessuno. Una volta giunto fuori da queste scale, con un suo immenso stupore, vide Padre Pio e Padre Alessio. A un certo punto Padre Alessio lo guarda e gli dice: "Ah, finalmente sei arrivato, vieni qui che mi aiuti a portare Padre Pio giù." Lui racconta ancora, chiedendo a Padre Alessio di potersi confessare. Padre Alessio chiede a Padre Pio e gli dice: "Va bene, allora tu sarai il terzo." Bene, loro scendono queste scale e Fra Donato racconta in questo testo: c'è un pianerottolo, ci sono delle scale che portano verso la cucina e ci sono delle scale che portano verso la sacrestia antica dove Padre Pio confessava. E proprio qui lui racconta quello che accadde in quel momento. Disse che Padre Pio insieme a Padre Alessio da un lato e lui dall'altro si fermarono dinanzi a questa immagine della Madonna e cominciò a recitare un'Ave Maria. Ecco, poi dopo presero quella porta che vedete e che porta direttamente alla sacrestia. Una volta entrati in sacrestia c'era tanta gente, per lo più erano tutti uomini, chi si inginocchiava, chi cercava di toccarlo, chi gridava, ecco, all'arrivo di Padre Pio. Ma Padre Pio scrive: "Fra Donato si adirò immediatamente. Che volete da me? Andatevi a inginocchiare a pregare davanti al Santissimo e non davanti a me." Tra l'altro lui racconta che tutto era separato per la confessione da una sola tendina, quindi comunque coloro che erano più vicini sentivano un po', sentivano tutto. Il primo era un ragazzo. Si inginocchia e immediatamente Padre Pio gli dice: "Vai via, brutta bestia." A queste parole, scrive Fra Donato, io cominciai a avere tanta paura, quasi pensai di andarmene. Dopo quel giovane poi entrò una persona anziana che era un po' sorda. E Fra Donato disse: "Noi, dato che questa persona cominciò a elencare i suoi peccati alzando la voce, noi sentivamo tutto." E allora questa persona, racconta Fra Donato, cominciò a parlare male del Papa, parlava male dei vescovi, dei sacerdoti, soprattutto per i cambiamenti che c'erano stati dopo il Concilio Vaticano II. E tra questi ricordo la messa in latino, l'altare verso il popolo. Allora Fra Donato in quel momento dice: "Adesso chissà dove lo fa arrivare." E invece, con grande sorpresa, dopo la sua confessione, sentì parlare Padre Pio con una voce suadente, affettuosa: "Sì, se tu fossi Papa, che facessi?"
Tu conosci il latino? No, padre, non lo conosco. E allora, quando andavi a messa, non capivi niente? Che pensavi, alle pecore? Adesso senti bene la parola di Dio, la capisci? Sì, padre. Prima, con il prete che celebrava con la faccia al muro, che cosa vedevi? Nulla, padre. Capivi qualcosa? Non, padre. Adesso vedi, adesso capisci, adesso ascolti. Figlio mio, ricorda, scrive ancora Fra Donato, sulle parole di Padre Pio, che tutto ciò che avviene sull'altare è avvenuto sul Calvario. Una vera e propria catechesi. Ecco però il mio turno, scrive Fra Donato. Entrai nella tenda, mi inginocchiai, gli baciai la mano. Padre, sono stato distratto durante le preghiere. E lui severamente mi dice: quante volte? Io, per non sbagliare, per risparmiarmi un sicuro rimprovero, dico quasi sempre. E lui mi disse queste misteriose parole: male chi non prega, malissimo chi prega e prega male. Sul momento non riuscivo a capire come potesse essere meglio non pregare che pregare distrattamente. Poi, riflettendo, ho capito.